Bentornati sul canale, ragazzi, e benvenuti nella mia sezione, nella mia ala che sfrutto di casa per poter giocare con tutti i videogiochi. Chiaramente vedete qui davanti anche una postazione da gioco pensata proprio per i giochi d'auto. È chiaro che volevo presentarvi un po' alcune cose perché potrebbe essere il preludio in realtà a tutta un'altra serie di video. Sono sia un tipo da console che un tipo da PC. Chiaramente avrei preferito all'epoca comprare una PlayStation 5, ma devo dirvi che sono rimasto veramente soddisfatto della mia Xbox Series S, in quanto è veramente compatta per quanto riguarda le dimensioni e alla fine si riesce tranquillamente a giocare. Non che ci siano poi così tanti titoli pazzeschi da provare ad oggi su console di ultima generazione, ma questo è un argomento molto più grande di quello che in realtà voglio mostrarvi in questo video. Il mio televisore, come vedete, sono rimasti tutti quanti i giochi della PlayStation 4, che ormai è tutto in digitale, ma vi faccio vedere quello che avete visto da titolo su questo video, ovvero la PlaySit Challenge, che devo dirvi che ad oggi è un acquisto che secondo me ne valsa la pena ogni euro speso, perché è vero che è una postazione entry level, veramente manca il volante che era un Logitech G29 che purtroppo ho scelto di vendere perché l'idea è quella di acquistare un volante più performante, ma ad oggi dico che sia stato un acquisto assolutamente azzeccato, perché per esempio per un bel periodo io ho smesso completamente di giocare con i giochi d'auto e alla fine mi sono ritrovato con una postazione che non utilizzavo più. Ma il vantaggio di una postazione come questa, ovvero della PlaySit Challenge, è quella di poterla richiudere tranquillamente e poterla porre dietro una porta, per esempio. Ve lo faccio vedere subito. È un'operazione abbastanza semplice, perché dovete semplicemente prenderla, richiuderla, agganciare attraverso questi nastri di velcro, chiaramente la base dove è possibile collegare e agganciare la pedaliera, e il gioco è fatto. La mettete dietro una porta, è anche abbastanza leggera, e il gioco è fatto, tutto abbastanza comodo senza alcun tipo di problema. Ovviamente vi faccio vedere anche come si sta a bordo, o meglio come si sale a bordo. Basta semplicemente togliere questo gancio, alzare qui la piastra dove ovviamente va collegato il volante, vi accomodate nella vostra bellissima poltroncina, che devo dire è anche comoda, anche se dopo un'ora e mezza comincia a dare un po' fastidio alla schiena, ma immaginate ovviamente di avere il volante davanti, avete una fantastica postazione da poter sfruttare con i volanti e quindi poter giocare con i giochi di simulazione come Formula 1, Gran Turismo, e sfruttare al massimo appunto quello che è giocare con una postazione e con un volante. E ragazzi, il gioco è veramente fatto. Ci sono delle, aspetta, ve le faccio vedere più da vicino. Ci sono qui arrivati queste cinghie con del velcro che è veramente potente, che vi permette di regolare quello che è la seduta. Più le attaccate al limite, praticamente più coricata sarà la seduta della vostra PlaySit Challenge. Come vi dicevo, qui davanti abbiamo la piastra dove possiamo andare a posizionare il nostro volante, e in basso invece abbiamo la piastra, ma questa è una piastra, in realtà è un sbarre dove è possibile agganciare la nostra pedaliera con un'altra cinghia in velcro. Questa è l'unica cosa che in realtà mi è piaciuta un po' meno, perché ogni tanto tende ad allentarsi un po'. Non si può dire invece la stessa cosa delle cinghie laterali, che in realtà sono veramente resistenti, non si sono mai sganciate, quindi non mi hanno mai buttato giù. C'è anche un'altra piccola cosa interessante, che è questo piccolo bastoncino di ferro che una volta aperto vi impedisce che nel momento in cui immaginate di avere ovviamente il vostro volante agganciato sulla piastra che ha un certo peso, bene, quando aprite è chiaro che il volante va a capovolgersi. Bene, questo impedisce quando vi alzate che la postazione possa praticamente ribaltarsi. Sono delle soluzioni in realtà abbastanza semplici. La stessa seduta in realtà non è che sia dotata di imbottitura particolare, ma comunque la forma vi permette di sedervi comodamente. Ripeto, però dopo un'ora e mezza si comincia ad avvertire qualche problemino sulla zona lombare. Anche qui ci sono delle cinghie che vi permettono insomma di stringere quello che è la parte posteriore dove andate ad appoggiare la schiena,
Devo dire che alla fine sono rimasto veramente soddisfatto ancora dopo anni. Me la ritrovo tranquillamente perché, come vi dicevo, potete tranquillamente riporla dietro la porta e quindi farla scomparire. Non dovete tenerla come soprammobile. Immaginate le Playsit, quelle là più rinomate, la Playsit F1 per esempio, che è davvero una bomba, ma in realtà è una postazione fissa, non potete richiuderla, dovete adattarvi a tenerla come soprammobile in una qualsiasi stanza, certo. L'ideale, il mio sogno sarebbe quello di avere una stanza praticamente adibita solo a giochi, quindi avere la mia fantastica PlaySit F1 che in realtà costa una bella cifra e poterla tenere lì tranquillamente e poter giocare quando voglio, perché è chiaro che questa ha il vantaggio di poter essere riposta dietro una porta, ma dovete ogni volta montare, smontare, insomma. È un sacrificio che si fa perché alla fine piace giocare, ma non piace per esempio a me avere sempre qualcosa piazzata lì al centro di casa e quindi alla fine ho scelto questa come soluzione. Considerate che io l'ho acquistata tantissimi anni fa per il, non per il Prime Day, ma per il Black Friday e l'ho pagata circa, magari all'epoca circa 180 euro. Oggi il prezzo oscilla ancora fra i 180 e i 200 euro, ma devo dirvi ragazzi che secondo me rimane come postazione entry level la migliore, sia dal punto di vista della comodità, perché potete tranquillamente, come ho detto più volte, chiuderla, riaprirla, posarla, insomma, toglierla dai piedi, e anche per il prezzo, perché comunque vi portate a casa un prodotto valido e a un prezzo assolutamente accessibile. Ovviamente ragazzi arriverà anche un volante che vedrete ovviamente qui sul canale, vi farò anche una recensione e direi anche che possiamo inaugurare il nostro primo campionato di F1 2022 che vedremo utilizzando l'Xbox Series S, postazione più volante che arriverà molto presto. Se volete acquistarla, ragazzi, vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo nelle prossime video recensioni. Un saluto da Hacking dalla PlaySit Challenge. A presto, ciao! Se siete arrivati fin qui, ragazzi, devo scusarmi per la camera principale. Purtroppo è stato un video fatto con un po' di fretta e con l'euforia di farlo. Insomma, non mi sono reso conto che la camera principale non fosse ben piazzata e quindi tagliasse parte della mia testa, ma stiamo lavorando anche per migliorarci sotto tutti questi punti di vista. Mi dispiace, ma se vi è piaciuto comunque il video, mettete un bel like e condividete, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!